Continuano a salire i contagi da Covid, soprattutto nella città di Campobasso, nonostante le restrizioni, si alza anche il livello dello scontro politico verbale. 20 milioni di euro per far ripartire le piccole imprese a sostegno di liberi professionisti, pubblicato l'avviso, polizze agevolate poi per agricoltori e allevatori. Un molisano di San Martino in Pensilis è finito nell'operazione antimafia della finanza in tutta Italia per fermare due clan mafiosi di Palermo, 91 gli arrestati. La Scuola dello Sport ha promosso un corso gratuito per tecnici sportivi. Le iscrizioni scadono domenica 17, lezioni online e sul campo. Un saluto dalla redazione di TLT, iniziamo dalla cronaca. 6 nuovi pazienti risultati positivi nel pomeriggio, individuati dopo l'effettuazione di 102 tamponi. Di questi nuovi contagiati dal coronavirus, 4 dovrebbero appartenere alla comunità Rom di Campobasso, 1 alla scuola allievi carabinieri del capoluogo e 1 riguarda un operatore sanitario del Gemelli Molise. 77 numero raggiunto dai pazienti positivi di etnia Rom ricoverati all'ospedale Cardarelli. I contagi totali sono oggi saliti a 390. E dopo le polemiche che si sono scatenate a seguito del funerale Rom di fine aprile e dell'aumento dei contagi da Covid, il comportamento del primo cittadino di Campobasso Roberto Gravina risulta essere fuori luogo ed immaturo. Forte presa di posizione di Maria Domenica D'Alessandro, consigliera di minoranza della Lega. Un sindaco che si focalizza sulla denuncia delle altre istituzioni per limitare i danni delle proprie responsabilità offre un modello di politica obsoleta, ha fatto sapere la D'Alessandro. A circa 2 mesi e mezzo dall'isolamento totale, stop delle attività produttive, si rimette in moto la macchina organizzativa regionale. Una iniezione di circa 58 milioni di euro per garantire continuità alle imprese, lavoro agile, sanificazione e mondo della scuola. Sentiamo le misure previste dal Presidente della Giunta, Donato Toma. Stiamo parlando di 45 milioni di sostegno alle imprese. Le dico i dettagli, qualche dettaglio. Questi 45 milioni saranno investiti per 500 milioni per il lavoro agile. Noi per la verità dovremmo investirne 400 più 500 ancora. Contributo per la disinfezione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di prodotti e attrezzature, che è rivolto anche a istituzioni pubbliche per 1,5 milioni di euro. Per fronteggiare l'emergenza abbiamo previsto il microcredito Covid-19, lo abbiamo chiamato, liquidità di emergenza 8 milioni che già è in fase di presentazione delle domande da parte delle imprese. Questo lo sta gestendo Finmolise. Emergenza sulle posizioni debitorie delle imprese, abbiamo prorogato i termini di scadenza dei prestiti Finmolise. Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle piccole e medie imprese sospese e con grave calo di fatturato, stiamo parlando di una risorsa pari a 10 milioni di euro. Poi abbiamo un'altra misura, sempre in questi 45 milioni, si chiama sostenere la ripresa, liquidità di sostegno per 5 milioni di euro e agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva. In questo caso parliamo di imprese un po' più, sempre piccole e medie imprese, ma un po' più grandi delle microimprese, per un totale di 20 milioni di euro. Abbiamo poi una misura pari a 2 milioni e 900 mila euro che riguarda il sostegno alle famiglie. 2 milioni di euro sono già in corso di erogazione e sono destinate ai comuni che le attribuiranno ai soggetti carico ai servizi sociali dei comuni stessi, quindi alle famiglie meno abbienti, e 900 mila euro di sostegno alla didattica digitale che indirizzeremo alle scuole perché possano acquistare tablet e computer per i meno abbienti, in maniera tale che anche questi ragazzi possano seguire la didattica digitale da casa. Abbiamo poi una misura di sostegno per i lavoratori, questa è di 6 milioni e 200 mila euro della cassa integrazione in deroga. Questa è una prima quota perché ce ne aspettiamo un'altra di altrettanti 6 milioni e 200 mila, ma insomma non è
non riteniamo che sia sufficiente per tutte le esigenze. Abbiamo poi un'altra misura che si chiama inclusione sociale, 2 milioni e 600 mila, che sono misure per l'inclusione sociale e l'accesso ai servizi di assistenza. Un'altra misura, e terminiamo, 1 milione in sanità. A fronte di tutte queste misure ci sono delle schede di dettaglio che entrano nello specifico e indirizzano questi fondi a precise misure. E sempre nell'ottica di favorire la ripresa produttiva, l'amministrazione regionale ha pubblicato l'avviso riguardante le agevolazioni per supportare le imprese liberi professionisti che hanno fatto registrare un fatturato superiore a 200.000 euro, oppure aver avuto l'attività sospesa o aver subito una riduzione degli introiti da gennaio ad aprile, pari ad almeno il 30%. Sono ammissibili i costi di gestione sostenuti dall'impresa nel periodo tra il 1 febbraio di quest'anno e il 31 dicembre 2021. La dotazione finanziaria ammonta a 20 milioni di euro, di cui 8 milioni e 500 mila euro sono dedicati agli stabilimenti localizzati nell'area di crisi complessa Boiano Isernia Venafro. Le domande dovranno essere presentate da lunedì 25 maggio. Sono numerosi i partiti che si stanno occupando del rilancio economico e occupazionale. Tra questi il PD del Basso Molise, che ha dialogato soprattutto sul tema del trasporto autobus e dell'infanzia. C'è oggi necessità di ritrovarsi i militanti attivi dei partiti politici e i dirigenti per ripensare ed eventualmente attivare attraverso il dialogo e la discussione i percorsi di una rinascita, di un rilancio dopo il ciclone della pandemia, dopo le più difficili condizioni di vita. Questo ovunque nel mondo, in Europa, nel paese e perciò anche nel Molise, dove tra i primi a farlo si sono riuniti attraverso interventi online i membri della direzione della Federazione del Basso Molise del Partito Democratico. La riunione è stata organizzata soprattutto per definire le linee di intervento prioritarie per il rilancio della regione e in particolare del territorio del Basso Molise in questa fase 2 e nelle fasi successive all'emergenza Covid-19. Si è parlato della volontà di avanzare proposte politiche in tema di trasporto pubblico locale, lavoro e servizi sociali dedicati all'infanzia. Dall'iniziativa è emerso il fatto di voler elaborare un piano ottimale del trasporto pubblico locale, che impone alla Regione di trovare altri fondi per garantire agli utenti di viaggiare nella massima sicurezza, aumentando il numero delle corse, soprattutto nelle ore di punta, poiché le restrizioni imposte dal decreto non sono in grado di accogliere tutti i fruitori del servizio pubblico, anche in vista della riapertura delle scuole che farà aumentare il numero delle presenze. Ma non solo, perché le scelte vanno in direzione di una proposta di programmi mirati che consentano, attraverso la sinergia tra enti locali, associazioni, ludoteche e strutture per l'infanzia, ai più piccoli, ma anche e soprattutto ai diversamente abili, di ritrovare una socialità e un luogo sicuro dove trascorrere il tempo nelle ore in cui i genitori sono al lavoro. Il piano assicurativo nazionale prevede la possibilità per agricoltori e allevatori di stipulare polizze agevolate. Il contributo pubblico può essere pari al 70% del costo della polizza, mentre nei diversi rischi assicurativi figurano eventi come la siccità, malattie, cambiamenti climatici e per le riduzioni di produzione di latte. Ci sono poi le cosiddette polizze sperimentali, dove il contributo massimo scende al 65% e il livello minimo di produzione sale al 30%. Infine, sono assicurabili colture e prodotti quali frumento duro, oliva, ortofrutticoli, latte e prodotti dell'avicoltura. Lenta e di non facile applicazione la ripartenza delle attività legate alla ristorazione bar. Ad Isernia, tra le difficoltà da superare, la concessione di nuovi spazi agli esercenti. Vediamo.
Gli amministratori a Palazzo San Francesco stanno discutendo le migliori soluzioni di una nuova planimetria nel centro storico di Isernia per garantire i mercati settimanali nel centro storico e la concessione di maggiore suolo pubblico a disposizione di bar, pizzerie e ristoranti della città. Invitiamo tutti i titolari delle attività di ristorazione e di somministrazione a fare domanda per la concessione di suolo pubblico in maniera tale da poter valutare al più presto tutte queste domande e cercare di consentire a tutti di poter trovare nei limiti del possibile uno spazio per poter disporre di una superficie più ampia e non risentire eccessivamente della riduzione dei posti dovuta dal distanziamento sociale. Siamo in attesa del nuovo decreto nel quale ci auguriamo possa esserci qualcosa anche in sostegno di queste attività e soprattutto la possibilità da parte delle amministrazioni di assumere decisioni in deroga, in particolare per quanto riguarda i regolamenti in materia di tributi, quindi nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il mercato settimanale, al lavoro direttamente anche il sindaco con la struttura, proprio adesso ne stavamo discutendo. Vedremo naturalmente cosa verrà disciplinato dai decreti del Presidente del Consiglio e cercheremo di trovare un modo per poterlo riavviare quanto prima, se sarà possibile garantire comunque il distanziamento e il rispetto di tutte le misure di sicurezza, perché noi, svolgendo il mercato nel centro storico, è una zona che inevitabilmente per conformazione comporta poi delle scelte, delle rimodulazioni. Noi il sabato abbiamo circa 80 banchi, quindi è difficile disporli, per di più ora con l'occupazione di suolo pubblico delle attività commerciali lo spazio sarà ancora più ridotto, quindi dovremmo cercare di fare una nuova planimetria per vedere come poter risolvere al più presto anche questa situazione, sempre nel momento in cui i mercati potranno tornare ad essere a funzionare. Restiamo ad Isernia, i commercianti tornano a chiedere attenzione sulla riapertura delle attività produttive, pur nella preoccupazione per i nuovi contagi da Covid. Gli esercizi commerciali sono chiusi da oltre 2 mesi senza, in molti casi, sostegni economici e ammortizzatori sociali. Commercianti e personale dipendente non intende che, causa comportamenti indisciplinati, tornino ad allungarsi i termini per la riapertura in regione. Il prezzo pagato fino ad ora è già molto alto. Finanziamenti per circa 4 milioni di euro al comune di Venafro per la ricostruzione della scuola di via Maiella, un edificio nuovo, antisismico e moderno, dove potranno svolgere attività didattica nella più totale sicurezza. Questi 4 milioni fanno parte di un più ampio programma nazionale di edilizia scolastica, con il quale il governo ha messo a disposizione delle regioni 830 milioni di euro, dei quali quasi 9 milioni al Molise. E sono in aumento i senza lavoro e le famiglie con necessità economiche, le Caritas diocesane vicine alle loro richieste. Accompagnare con il cuore. Con queste parole Papa Francesco ci invita a stare accanto alle persone e alle famiglie che soffrono a causa della pandemia del coronavirus. Papa Francesco ci invita a pregare per le persone che soffrono la tristezza perché sono sole o perché non sanno quale futuro le aspetta, o perché non possono portare avanti la famiglia perché non hanno soldi, perché non hanno lavoro. Alle oltre 300 persone che mensilmente assistiamo, ogni giorno se ne aggiungono tante altre che per vari motivi hanno difficoltà a fare la spesa, a pagare le bollette di luce, gas e altro. Gli spazi del magazzino della Caritas non sono più sufficienti a raccogliere i beni di prima necessità.
Per questo e anche per rispettare le regole del distanziamento sociale, ci siamo trasferiti negli spazi della Chiesa, che sono accanto alla sede della Caritas, intitolata a San Casso, il primo vescovo di Trivento. Il luogo dove il popolo di Dio si riunisce in assemblea per ascoltare la parola di Dio e celebrare l'Eucaristia, oggi è anche il luogo in cui si condivide, in questi tempi così faticosi, concretamente il pane quotidiano. San Giustino Martire, vissuto alcuni anni dopo la morte e risurrezione di Gesù, ci racconta come la celebrazione dell'Eucaristia si concludeva in questo modo. Alla fine, coloro che hanno in abbondanza e lo vogliono, danno al loro piacimento quanto credono. Ciò che viene raccolto è deposto presso colui che presiede ed egli soccorre gli orfani e le vedove e coloro che per malattia o per altra ragione sono nel bisogno, quindi anche coloro che sono in carcere e pellegrini che arrivano da fuori. In una parola, si prende cura di tutti i bisognosi. Torniamo adesso alla cronaca. Daniele Santoianni, originario di San Martino in Pensilis, è finito nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Palermo che ha arrestato 91 tra malviventi ed estortori di due famiglie mafiose del capoluogo siciliano. Le accuse contestate sono a vario titolo: estorsione, spaccio di droga, truffa, intestazione fittizia di beni, ricettazione, riciclaggio e frode sportiva. Santoianni è ristretto agli arresti domiciliari, molto lungo le attività commerciali sottoposte al racket della estorsione. I finanzieri hanno sequestrato ai clan beni del valore di circa 15 milioni di euro. A Termoli è stato attivato un servizio destinato alle persone in difficoltà finite proprio nella morsa dell'usura, un fenomeno sempre più crescente in regione. La Fondazione San Celestino V, in collaborazione con la Diocesi di Termoli-Larino, ha attivato un nuovo servizio destinato a tutte le famiglie e le persone in difficoltà, con l'obiettivo di arginare il rischio dell'usura in questo momento di emergenza sanitaria ed economica. Nella circostanza è possibile contattare il numero 347-6147-408 dalle 9 alle 19. Uno sportello è invece presente al Centro Pastorale Ecclesia Mater in piazza Sant'Antonio a Termoli. Al servizio possono accedere i soggetti che si trovano in difficoltà economica e che non sono più in grado di sostenere con le proprie entrate gli impegni finanziari precedentemente assunti e, nei casi più gravi, le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare. Requisiti necessari dunque un effettivo stato di bisogno del richiedente e serietà della ragione dell'istanza, capacità di rimborso del finanziamento concesso, comprovata da reddito documentabile, entità dell'importo debitorio che deve rientrare entro i limiti di garanzia, impossibilità di accesso al credito legale a causa di segnalazione negativa presso i sistemi di informazione creditizia. La Fondazione presta garanzia al 100% alla banca convenzionata, la BCC della Valle del Trigno di San Salvo, per l'erogazione di finanziamenti di importo massimo di 15.000 euro, con rientri a 60 mesi. A Montenero di Bisaccia è stata riaperta al traffico la strada provinciale 153, denominata Mare Collina, in direzione San Salvo fino all'innesto con la provinciale 55. Nel 2017 l'arteria era stata chiusa a causa di movimenti franosi. La spesa è stata di circa 400.000 euro.
WWF e associazioni di protezione ambientale e degli animali chiedono che venga impugnata la legge regionale della caccia del 30 aprile scorso. Non piacciono le modifiche attuate. Alcune disposizioni riguardanti la legge regionale firmata il 20 aprile scorso appaiono costituzionalmente illegittime in quanto contrastanti con i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi. Con queste righe, le associazioni di protezione ambientale, il WWF Molise, hanno inviato una lettera al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio al fine di ottenere una modifica della stessa per la salvaguardia dell'ecosistema, tutela del patrimonio agroforestale e nel riequilibrio della fauna selvatica. Si ritiene, dicono ancora le associazioni, che tale ordinanza violi la normativa nazionale e quella regionale in materia di attività venatorie. Pertanto la norma regionale, nella parte in cui estende alla generalità ad altri cacciatori non proprietari, conduttori dei fondi eventualmente interessati, dicono alteri il comportamento degli interessi delineato dal legislatore statale, che realizza uno standard minimo uniforme di tutela dell'ecosistema, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale, la disciplina sulla caccia per oggetto la fauna selvatica, che rappresenta un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Da ciò ne deriva che le norme statali rappresentano limiti invalicabili per l'attività legislativa della Regione, per cui viene chiesto che il Governo proceda all'impugnazione dell'articolo 12 della legge regionale molisana. È stata celebrata oggi la giornata internazionale dell'infermiere nel bicentenario della nascita di Florence Nightingale, innovatrice e fondatrice dell'infermieristica moderna. Questo anniversario ricorda anche le decine di operatori sanitari che hanno perso la vita a causa della pandemia. Per chi perde un proprio caro e non ha prenotato un loculo nel cimitero di Campobasso, la sepoltura diventa difficile. La denuncia di una telespettatrice. Oltre il dolore e la rabbia per una sepoltura indegna, sono queste le dure parole di una telespettatrice che ha raccontato la sua storia alla nostra redazione. In un momento in cui, per via dell'emergenza sanitaria in atto, è difficile anche piangere un proprio caro volato in cielo, bisogna fare i conti pure con una burocrazia obsoleta che rende il dolore della perdita ancor più dilaniante. Così, mentre le lacrime solcano il viso della nostra telespettatrice, che ha perso il suo amatissimo nonno, torna all'attenzione la questione cimitero di Campobasso. Lo scorso 1° maggio, ci ha riferito, ho perso mio nonno a cui ero legatissima. La tumulazione era prevista per il lunedì successivo, ma proprio in quella giornata si è verificata una situazione assurda. Il dipendente della ditta concessionaria della costruzione e gestione degli spazi cimiteriali ha comunicato che non c'erano più locali disponibili perché già tutti acquistati. Bisognava quindi accontentarsi di spazi ricavati in una sorta di garage seminterrato, ancora non tutti ultimati, sporchi di calcinacci. Per la famiglia del defunto una pena infinita, ma anche tanta rabbia. La salma è stata posizionata in una struttura in costruzione. A nulla è valsa la telefonata all'ufficio competente del comune di Campobasso, che ha solo confermato la mancanza di loculi liberi, sia per quanto riguarda la parte nuova che quella vecchia del cimitero. A quel punto si è optato con grande pena per il loculo della struttura in costruzione. Spero ora di poter spostare la salma del mio congiunto, ha continuato la nipote del defunto. Tutti hanno diritto ad una sepoltura degna. Parole che riecheggiano in una email inviata al primo cittadino Roberto Gravina, in cui si suggerisce che l'acquisto preventivo di loculi dovrebbe essere concesso a chi ha superato una certa soglia di età o a chi, anche se giovane, è affetto da male incurabile. Questo per evitare il ripetersi di certi episodi. Anche la festa di San Pietro Celestino di Isernia subirà le limitazioni conseguenti al contenimento del coronavirus. È stata cancellata la fiera del 19 maggio e non avranno luogo eventi di intrattenimento. Con ogni probabilità sarà allestita nell'auditorium una mostra di costumi realizzati in occasione della rievocazione storica della visita che Papa Celestino fece alla sua città natale nell'ottobre del 1294.
Passiamo adesso ad una rilettura in italiano del brano Alleluia di Leonard Cohen. Il breve ma intenso video è stato registrato da Luigi Farinaccio, 44enne chitarrista e armonicista, diplomatosi con il massimo dei voti al Conservatorio Sala di Benevento. Ascoltiamolo. Sapevo di una melodia che Davide cantava a Dio, ma sai che poi la musica non conta. Passando per un fa e un sol, la tonica, l'armonica, il re pentito scrisse l'alleluia. La scuola di recitazione della Compagnia Stabile del Molise propone 5 corsi online per le attività di formazione, dizione, sceneggiatura, regia teatrale, regia cinematografica e trucco sono i corsi proposti. Essi sono rivolti a quanti desiderano approcciare al mondo del cinema e del teatro attraverso lo studio dei fondamenti di queste arti. Siamo adesso alle previsioni del tempo. Nubi sparse con possibili precipitazioni piovose nelle aree interne oggi in Molise. Le temperature sono comprese tra i 10 gradi la minima a Campobasso e i 23 gradi la massima di Isernia. Venti moderati provenienti da sud-ovest, poco mosso il medio Adriatico, tendenzialmente sereno con valori climatici stazionari domani sulla regione. Le società nazionali del calcio a 5 italiano invocano la divisione e la sospensione definitiva della stagione di Serie B, nella quale hanno militato anche la Chaminade, Campobasso e il Venafro. È necessario mettere in piedi tra la Federcalcio e il governo misure che incentivino le aziende a sponsorizzare attraverso un credito di imposta le associazioni sportive dilettantistiche. Senza un decreto salva squadre, i prossimi campionati di calcio a 5 saranno più difficili da sostenere. I sodalizi hanno inoltre chiesto alla federazione l'iscrizione gratuita al campionato prossimo, garantita a tutti i club che hanno disputato la competizione quest'anno. Se la divisione calcio 5 vuole salvare il movimento, deve attuare iniziative a favore delle società, altrimenti il rischio è alto di vedere scomparire numerosi club. Siamo adesso in chiusura. La Scuola Regionale dello Sport organizza un corso di formazione per tecnici sportivi. Il corso è finalizzato all'apprendimento di nozioni tecnico-sportive comuni a tutte le discipline. Le lezioni prevedono lo studio di aspetti psicologici, biologici e fisiologici in età evolutiva, pedagogia, tutela sanitaria, metodologia dell'insegnamento e dell'allenamento, traumatologia e primo soccorso. Il corso è della durata di 34 ore. La frequenza è gratuita. Le iscrizioni si possono effettuare entro domenica 17 maggio. E con questa notizia è veramente tutto. Grazie per essere rimasti con noi. Arrivederci.